MotoGP3 è il gioco per chi ha una console Microsoft ed è abituato a sfide infinite su Xbox Live. Con 16 persone in pista, il divertimento è garantito. Il sistema di guida è cambiato poco, tuttavia leggermente più complesso rispetto al passato. Sono invece aumentati notevolmente i tracciati e le sfide a disposizione. Purtroppo i piloti e i team non sono aggiornati alla stagione appena trascorsa. Come sempre, si può scegliere tra due diversi modelli di guida: lo stile arcade, più immediato, e la modalità simulazione, che permette di dosare frenata ed accelerazione. Nuova è l'opportunità di regolare manualmente il baricentro del binomio motopilota, anche se nei contatti con gli avversari l'eccessiva tolleranza rende la simulazione lontana dalla realtà. L'aspetto estetico è veramente fantastico. I modelli tridimensionali dei piloti e dei loro mezzi sono ben realizzati ed estremamente somiglianti alle loro controparti reali. Così come i circuiti, che sono riprodotti con una cura maniacale. Meno convincente è invece la routine di intelligenza artificiale. Infatti i piloti avversari seguono sempre la traiettoria ideale senza coprire la propria posizione quando vengono attaccati. Il sonoro dispone dell'indispensabile Dolby Digital 5.1 e risulta in generale ben curato, con rombi di motore che cambiano a seconda della moto ed effetti sonori molto realistici. Project Gotham Racing 3 è sicuramente uno dei titoli più importanti di Xbox 360. La nuova versione è stata notevolmente arricchita, soprattutto per quanto riguarda il contorno delle gare. Infatti è stato inserito un pubblico completamente poligonale, capace di reagire in tempo reale a quanto avviene in pista. Gli spettatori infatti seguono le auto con lo sguardo quando queste sfrecciano di fronte a loro, si alzano per esultare e si ritraggono se un incidente avviene nelle loro vicinanze. Il numero delle vetture da scegliere è stato ridotto, ma quelle rimaste sono state modellate con una grande precisione. Non solo nell'aspetto esteriore, ma anche negli interni. Sono stati necessari più di 3 mesi su ogni vettura e la cosa più affascinante è che gli interni, una volta in pista, sono animati. Contagiri e tachimetro mostrano tutti i dati e il pilota guida letteralmente la vettura, replicando alla perfezione i nostri comandi. Insomma, la potenza di Xbox 360 ha reso possibile la rappresentazione grafica dei circuiti con una definizione altissima. Nel circuito di New York è stata chiesta addirittura la liberatoria di immagine per raffigurare tutte le insegne dei negozi presenti sul tracciato. Importante è lo sforzo della Bizarre Creations nel creare la Gotham TV, una vera e propria finestra sul gioco che permetterà agli utenti addirittura di assistere via Xbox Live alle gare in corso tra gli altri giocatori. Le auto sono state riprodotte seguendo le specifiche tecniche dei costruttori, ma il tutto è stato adattato per rendere il gioco accessibile. Infatti, pochi si divertirebbero al volante di una vera Ferrari nel tentativo di restare sull'asfalto tra un testacoda di potenza e l'altro. E così, nel gioco, troveremo differenziazioni tra i tipi di vetture presenti, senza però tradire l'impronta arcade che ha fatto la fortuna di questa serie.